Se cercate il perfetto connubio tra due ruote, enogastronomia e territorio, segnatevi queste due date in agenda, perché sabato 27 e domenica 28 maggio ritorna a Morbegno il Valtellina e-bike festival. Un weekend che offre indistintamente a tutti, ciclisti, esperti e neofiti, la possibilità di misurarsi su di un territorio decisamente adatto agli amanti delle due ruote, elettriche e non. Partiamo allora dalle novità presentate durante l'incontro organizzato nel suggestivo ex convento di Sant'Antonio, proprio a Morbegno, a cominciare dalla data, che vede per questa edizione 2023 l'appuntamento con la kermesse anticipato alla tarda primavera. E poi la tappa morbegnese di e-enduro, il prestigioso circuito italiano per EMTB Enduro, con un'ospitata d'eccezione, quella di Hans Rey. Il leggendario pioniere mountain biker tedesco sarà lo special guest della Trail Experience. Percorsi e tour itinerari in bicicletta, la scoperta delle migliori location, dei migliori itinerari in Bassa Valtellina, quindi Val Masino, Val Girola, Costiera dei Cech, ma una grande novità, la gara di e-enduro, quindi la disciplina dell'enduro consiste in un format di prove speciali ad alto tasso adrenalinico, come si dice, quindi un bello spettacolo per chi verrà a parteciparci come atleta, ma anche per chi verrà a vederlo il 27 e 28 maggio. Partenza il 27 maggio con la Festival Ride, pedalata di 40 km sulla Costiera dei Cech, intervallata da tappe ristoro accompagnate da prodotti tipici. E poi i tour guidati lungo l'intero territorio, tra retiche ed orobie, il percorso enogastronomico di gusto di Valtellina. Per i più esperti la Trail Experience e l'escursione naturalistica da tutto esaurito di Val Masino e Foresta. E ancora le competizioni di e-enduro, con più di 150 atleti partecipanti, e l'e-bike village, che verrà allestito in piazza Sant'Antonio. Il tutto grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di 360 Valtellina Bike e di sponsor d'eccezione. Il consorzio Tutela Mele con la Mela di Valtellina GP porta avanti un connubio che si rinnoverà anche per i prossimi 3 anni, connubio che è rafforzato anche dalla presenza del progetto Robaicando, che unisce le realtà enogastronomiche grazie a un percorso cicloturistico che da Orio al Serio, attraverso il Passo San Marco, arriva a Tirano. Complimenti agli organizzatori. E ancora di più un ringraziamento a tutte le istituzioni che sostengono il progetto del cicloturismo in Valtellina, perché questo evento qui di Morbegno, come tanti altri, fanno parte di un progetto globale di tutto il territorio della provincia di Sondrio. Uniamo quelle che sono tutte le peculiarità della Federazione Ciclistica Italiana, che sono sì la competizione ma anche il cicloturismo, e qua in Valtellina avremo proprio l'unione di questi due settori. Complimenti agli organizzatori ancora, e sicuramente sarà un successo.